Ciao nonna! Stellina mia, com'è andato il tuo primo giorno di scuola? Ho incontrato nuovi amici e la maestra ha un bel sorriso! Bene, ai miei tempi le maestre non sorridevano spesso. Sai nonna, c'era anche un bambino che non ha mai sorriso. La maestra ha detto che è autista. No, no Stellina, voleva dire autistico. Il giudizio e pregiudizio è solo frutto della fantasia. Oh, oh, oh. Ringrazio inoltre il nostro sindaco per aver risposto insomma, alla nostra richiesta, il dirigente scolastico che arriva a breve e l'amico Aldo per portare qui questa sera la sua preziosa testimonianza di vita. E consentitemi due parole. Innanzitutto voglio dire a tutti che per me è un vero onore essere qui a casa, a Otranto, a moderare questo incontro che ha come tema l'autismo, che mi vede insomma in prima linea sia come mamma, ma come amo definirmi io, attivista dei diritti delle persone nello spettro dell'autismo. Ed è significativo che nel contenitore della Notte Bianca dei Bambini si sia voluto dedicare uno spazio anche insomma a questa iniziativa che parte insomma dal libro di Davide, L'unicorno triste, che è un libro che è stato definito delicato e allo stesso tempo potente e che ci parla di diversità e di inclusione, un binomio a mio avviso possibile. Ecco il dirigente, buonasera, grazie. Chi mi conosce sa che il mio motto è 2 aprile tutto l'anno. 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, ma io credo che un giorno non sia assolutamente sufficiente a prendere consapevolezza dell'autismo stesso, perché è un percorso che non si arresta mai, credetemi, e che dovrebbe durare 365 giorni all'anno, anche perché, cari amici, i numeri parlano chiaro, c'è un incremento esponenziale delle diagnosi e dunque è un fenomeno che ci riguarda molto, molto da vicino. Io sono convinta che la vera consapevolezza non possa assolutamente prescindere dalla reale conoscenza dell'autismo e delle singole esperienze di vita. Perché parlo di singole esperienze di vita? Perché ogni autismo è a sé. Questa è la prima cosa che mi è stata insegnata e non troveremo mai una persona, un bambino con autismo, con caratteristiche perfettamente coincidenti alle altre. E io questa sera lancio un auspicio da mamma, che è quello che l'autismo
turismo si spogli un po' dei pregiudizi dei luoghi comuni, consentitemi anche questa parola forte, degli stigmi che si porta dietro più di ogni altro disturbo, e che possa abbracciare una visione di diversità che metta al centro la persona, ok? La persona prima, insomma, del disturbo stesso. Io penso che la gran sfida sia proprio quella di includere tutti, proprio tutti, e che una comunità possa funzionare alla grande se ogni persona, nessuno escluso, venga integrato a pieno titolo nella comunità stessa. Dicevo poc'anzi che è significativo, insomma, che si sia voluto dedicare uno spazio all'autismo in questa serata in cui prende il via la Notte Verde dei Bambini. È un'occasione di festa, di condivisione, di divertimento. E allora questo denota grande sensibilità, a mio avviso, e per questo voglio ringraziare l'amministrazione comunale, sempre molto attenta, e l'assessorato alla gentilezza nella persona di Stefania Tenis, che credetemi è un vulcano in piena. Un applauso, perché se lo merita tutto, è una persona straordinaria. Non potete immaginare l'impegno profuso per la realizzazione perfetta, insomma, di tutto. È una persona straordinaria, avremo bisogno di 100 persone come Stefania. E niente, adesso passo, non mi voglio dilungare oltre, passo la parola al nostro sindaco per i saluti iniziali. E voglio però prima di passargli la parola, lasciarvi con una frase di Papa Francesco, che sin da subito, dall'inizio del suo mandato, ha dimostrato una grandissima attenzione verso i diritti delle persone con difficoltà, e riporto le sue parole: il Papa rimarca spesso che l'inclusione, quella autentica, dovrebbe essere la roccia sulla quale costruire i programmi e le iniziative di tutte le istituzioni civili. Prego, sindaco. Signori, grazie Elisa, mi complimento anche per questa bella introduzione, perché ci fa entrare nel vivo di questa serata con parole meno formali e invece con messaggi sostanziali che responsabilizzano tutti noi, indipendentemente dai ruoli, e ci fanno poi riflettere su cosa possiamo fare, appunto, nei rispettivi ambiti di competenza, nelle rispettive responsabilità che possiamo avere a tutti i livelli ogni giorno. E quindi questo già per me è un primo significativo feedback rispetto alla serata di stasera. Mi associo e rimarco anch'io l'importante impegno di Stefania Tenis come assessore della gentilezza, come persona che profonda ogni energia per la propria comunità, anche lei in più ruoli, eppure da questo punto di vista sono ammirato per la sua capacità, per il suo impegno continuo e ripetito più volte. Riprendo un cenno che aveva fatto Elisa Minerva, quando ho detto io mi sento attivista dei diritti, no? Sì, assolutamente. In questo caso parliamo di diritti, ovviamente, di chi appunto soffre di una patologia come quella dell'autismo. Io penso, quando si parla di inclusione e di diritti, cosa si dice? Lo dico da un punto di vista strettamente giuridico, che bisogna accedere a quel concetto di riconoscimento. Se una società riconosce la soggettività dei propri partecipanti, automaticamente riconosce diritti, automaticamente sa che ci sono delle persone che sono appunto incluse nell'ambito sociale e di conseguenza sono portatori di diritti. Diceva Norberto Bobbio, il riconoscimento è la relazione giuridica fondamentale che sta alla base di una società, e questo io penso che sia un qualcosa di importante da tenere presente. Un altro spunto che mi viene dalla introduzione di Elisa è certamente quello della partecipazione che ci può venire appunto per quanto mi riguarda come rappresentante dell'amministrazione comunale, e della possibilità di reciproca collaborazione, che non deve essere solo quella di un'iniziativa come stasera, importantissima, perché
si vede anche dalla partecipazione di tutti voi, è comunque un qualcosa, non è una voce, come si dice, che parla da sola nel deserto, ma è qualcosa di più. Però se ci fermassimo stasera avremmo fatto solo una parte del nostro lavoro. Ha ragione Elisa, il 2 aprile dovrebbe essere il 2 aprile tutto l'anno. Poi lo dico anche da persona che porta il nome di San Francesco di Paolo, io direi certo. Che potremmo nella nostra comunità associarlo ancora di più a quella che è una commemorazione importante per il nostro sentimento religioso, anche invece ad un momento civico di partecipazione come quello della Giornata Mondiale dell'Autismo. Ma quello che mi premeva dire è che noi questa partecipazione, questo scambio reciproco di energie e di iniziative potremmo anche suggellarlo in una maniera più formale e con delle ricorrenze ben precise. Nel programma amministrativo che noi abbiamo sottoposto all'inizio di questa amministrazione abbiamo fatto riferimento, questa era una vecchia idea che è stata riproposta da Giorgio San Marruco per il suo impegno nel volontariato con la misericordia, ma che nasceva, mi ha ricordato poc'anzi, da quelli che erano dei lavori di un gruppo di giovani che erano coordinati dalla felice memoria di Don Pittino Gianfredda. Noi eravamo tutti più o meno da poco laureati e Don Pittino ci responsabilizzò su quelle che potevano essere le ricadute di una legge importantissima per lo Stato italiano, che era la 142 del 90, che è stata la prima legge che ha posto dei principi proprio di partecipazione rispetto alla gestione della cosa pubblica. Per esempio dalla 142 del 90 è nato lo Statuto del Comune, che al di là di quelle che sono una serie di norme è anche un modo di dire quali sono le regole fondamentali della vita civica associata di un comune. Allora, facendo riferimento a quella bellissima esperienza, noi abbiamo pensato nel nostro programma, e lo faremo a questo punto ancora più convintamente, che le associazioni locali, tutti coloro che hanno degli obiettivi sociali che possono essere poi trasfusi in atti amministrativi, debbano essere consultate prima del bilancio di previsione, che invece poi è l'atto finanziario fondamentale di un ente come il Comune. Quindi, diciamo che oggi ci diamo appuntamento già al prossimo autunno, che ormai è vicinissimo, per recepire alcune indicazioni, alcune proposte, perché per far diventare il 2 aprile ogni giorno bisogna poi anche fare delle programmazioni e non si può solo vivere di momenti a sé stanti come quello di questa sera. E quindi io prendo anche questo impegno perché si dà continuità al lavoro di tutti voi che lo fate volontariamente, che lo fate nell'associazionismo, se poi si segue un filo rosso che ci collega tutti insieme. Grazie per avermi invitato e sono molto contento di stare qui con voi. Adesso diamo la parola a Simone della comunità Zoe, che ci vuole dire qualcosa, prego. Allora, intanto buonasera a tutti, io sono qui come rappresentante, diciamo, della comunità Olento Zoe, che è una comunità che si occupa dei minori in generale, ma abbiamo da un anno ormai passato è dedicato un'intera struttura soltanto a minori con la sindrome dello spettro dell'autismo. Io vedo già un bel po' di gente, noi siamo tutti educatori che abbiamo anche studiato il metodo APA, quindi il metodo APA per la riabilitazione di questi minori, anche la mia collega da dietro e alcuni minori li abbiamo anche portati qui, anche se già li stanno un po' lamentando. È molto bello vedere tutta questa gente perché secondo me si dovrebbe parlare di più, non solo dei minori, quanto più dei minori con la sindrome dello spettro autistico, ma in generale tutte quelle sindromi che coinvolgono il neurosviluppo, quindi è anche bello che si creino questi momenti forse di discussione anche di condivisione su questo aspetto. Sono soltanto un saluto, un ringraziamento generale all'amministrazione, al sindaco per questa bella iniziativa. Di sicuro leggeremo il libro perché mi sono fatto dire più o meno di cosa parte e sono molto curioso di sentire questa bellissima storia.
No, guarda, posso aggiungere perché capisco che abbiamo parlato già anche abbastanza, quindi lascio subito la parola. Grazie mille. Grazie Simone per averci dato il tuo prezioso contributo. E niente, adesso passiamo la parola al protagonista della nostra serata. Questo è il suo libro, L'unicorno, tradizioni veramente meravigliose che ci tengo a rimarcare, sono state curate tutte da lui. Davide, a te. Ci siamo. Vai, prova. Ok. Salve. Si sente? Sì. Aspetta, prendo il mio. Ok, grazie. Buonasera, mi chiamo Davide e sono, come mi ha detto lei, il protagonista di questo libro che ho disegnato e ho scritto io. C'è qualche... Sì. Ci vuoi dire, Davide, come è nato il tuo progetto? Come è nato il mio progetto? Beh, diciamo che a marzo un'amica di mio padre che di professione fa l'insegnante in una scuola materna, stavano facendo un progetto sull'autismo e guarda caso gli è capitata proprio la mia storia. Allora ha proposto a mio padre e a me se potevamo venire nella sua scuola a presentarla davanti alla sua classe. All'inizio non ero praticamente d'accordo, nel parteciparvi a causa dei forti rumori, delle grida dei bambini. Ecco, questa è una testimonianza importantissima, forti rumori, gridate dei bambini, ci dice insomma che dietro spesso dietro ad atteggiamenti che forse definiremmo banalmente autistici c'è una difficoltà di elaborazione sensoriale. Davide ce lo sta spiegando benissimo, scusami se ti ho interrotto. No, va bene. Allora, diciamo che all'inizio non ero tanto d'accordo di andarci, però grazie a mio padre che mi ha tranquillizzato, allora siamo andati a quella scuola e ho presentato la mia storia davanti a tutta la sua classe. È andato tutto bene, ho illustrato la mia storia, ho risposto ad alcune domande dei bambini e dopo la presentazione mi hanno chiesto se c'era praticamente un libro che si poteva acquistare. A quei tempi però il libro non esisteva ancora. Ora, ma per maggiori informazioni passo la realizzazione di questo libro è stata entusiasmante. A fine marzo abbiamo avuto questo invito a cui Davide ha partecipato sicuramente sollecitato e tranquillizzato da me, dopodiché l'idea del libro ha cominciato un po' a girarmi in testa e ho detto perché no? Fortunatamente quando si hanno tanti amici c'è sempre la possibilità di fare le cose fatte bene. Risultato, nel giro di pochi giorni una casa editrice anche piccola aveva organizzato proprio lì a Sesto San Giovanni dove noi abitiamo un evento e un amico mi diceva guarda questi mi sembrano abbastanza sensibili ai temi per bambini. Allora io portai là la chiavetta con il lavoro di Davide e sempre l'amico mi disse però adesso devi avere pazienza perché guarda che passeranno almeno 6 mesi prima che ti diano una risposta. E ho detto vabbè, ok, tanto abbiamo aspettato un po', aspetteremo ancora. Ma casualmente dopo una settimana mi ritelefona e mi dice senti, forse è meglio che provi a telefonare alla persona Virginia che appunto stava valutando il lavoro di Davide e io telefonai a questa
cara Virginia, che si era appassionata al progetto perché lei da piccolina giocava con un suo cugino affetto appunto da autismo. Questo ha fatto sì che si appassionasse tanto al progetto che in 55 giorni il libro è uscito. Il libro è uscito e anche lì per proprio delle evenienze e dei fatti veramente confortanti abbiamo avuto la possibilità di presentarlo a Sesto San Giovanni nell'occasione della settimana di San Giovanni, e quindi il primo evento è stato quello. L'amministrazione comunale ha dato un sostegno commovente, oserei dire, e tant'è che la locandina che vedete è la stessa usata in occasione del primo incontro, e diciamo c'è stato una joint venture tra Otranto e Sesto San Giovanni, e quindi abbiamo potuto usare la stessa locandina proprio per proporre a voi questo libro. Ecco, quindi è stata, mi fermo qui perché è proprio stata una diciamo un'avventura veramente entusiasmante. Grazie. Veramente sia a Davide che al papà Piero. Ci tengo a dirvi che alla fine del nostro incontro sarà possibile, per chi lo volesse, acquistare il libro, che è un bellissimo dono secondo me, sia per grandi che per piccini. Io l'ho letto tutto in anteprima e mi ha molto colpito la figura di Ser Tartaruga, che è determinante per la crescita emotiva del piccolo unicorno, dell'unicorno triste. E allora consentitemi di dire che spero che tutti i nostri bimbi con autismo possano incontrare, al di là della famiglia, insomma, perché la famiglia c'è sempre, e tanti Ser Tartaruga disposti a dare una mano. Può essere il vicino di casa, l'amico, la persona di buona volontà, tutti sono utili alla nostra causa. Allora, eccoci qui, grazie ancora, grazie veramente di cuore. E niente, adesso vogliamo ringraziare a modo nostro ulteriormente Davide per averci onorato della sua presenza, è stato bellissimo sentirlo, e lo facciamo, siamo pronti? Aspettiamo qualche secondo, i tempi tecnici per usare, ed è un video per ringraziare ancora una volta Davide. Infatti vedrete scorrere delle immagini del libro che lui stesso ha realizzato, e volevo dirvi che Davide è laureato allo IEP di Milano in illustrazione, quindi facciamogli un applauso perché è la dimostrazione vivente che l'autismo è abilità, è anche abilità, e lui è veramente sorprendente in tutto questo. Allora, dicevo, questo è un video di ringraziamento per il nostro amico Davide, e poi con questo video abbiamo voluto fare un dono a tutti noi. Ricordiamo in questo video una persona che non c'è più, ma che non c'è più solo fisicamente. Io amo definirlo il nostro angelo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, noi lo ricordiamo così. Buona visione. Thank you.
professor Gallo per il suo intervento. Prego. Grazie, intanto grazie per l'invito, è un onore intanto partecipare a queste bellissime riunioni che hanno a che fare con i libri, in particolare quando i libri trattano questo argomento che a volte non viene tenuto nella giusta considerazione. Allora, vabbè, intanto diciamo che io in questo momento sono un po' turbato perché mi vedo in una versione veramente poliedrica, e cioè mi vedo la figura di papà, mi vedo la figura di dirigente scolastico, nella figura di ex insegnante, e ognuno di questi ruoli suscita delle emozioni diverse parlando di autismo. Però voglio nel mio breve intervento parlare dell'autismo a scuola. Allora, intanto parto da un presupposto, anche perché con molto piacere ho ascoltato anche i rappresentanti della comunità Zoe che con i loro ragazzi arricchiscono la scuola. Io sono sempre stato convinto, e qui vedo molti dei miei insegnanti, anche i ragazzi che frequentano la mia scuola, che l'autismo e tutte le forme, diciamo, chiamiamole così, i ragazzi speciali, non fanno altro che arricchire la persona. Mi aggancio al concetto di Don Milano, che dice che altrimenti la scuola, se non fosse così, vediamo se si sente. Sì, si sente un po' meglio. Sì, ok, grazie. Se non ci fossero tante forme diverse di persone, ognuna caratterizzata dalla propria individualità, Don Milani dice che la scuola sarebbe un po' identificata come l'ospedale che cura i sani. Allora, a me piace l'accezione che Don Milani ha visto della scuola come un ospedale, perché tutti coloro che entrano a scuola hanno bisogno di cure. La nostra cura, la cura che diamo noi, come medici della cultura, chiamiamoci così se vogliamo fare l'analogia con l'ospedale, è quella di dare cultura. I ragazzi arrivano non acculturati, noi li restituiamo all'altro ordine di scuola o alla società acculturati, quindi stiamo facendo un processo, solo che interveniamo all'interno della mente. Bene, nelle forme di autismo non solo noi interveniamo per acculturare questi ragazzi, ognuno con la propria individualità, ma è il ragazzo autistico che accultura noi. Allora, Marcolino adesso, non perché lo abbiamo visto nel filmato, perché ci sia presente il papà, per noi ha rappresentato quella che noi abbiamo identificato, la mascotte. Certo. E tant'è vero, abbiamo un'aula dove lui è stato da una artista ritratto con una giraffa, proprio per la sua amore, era un ragazzo veramente grande per la sua età, anche fisicamente, e i passi che noi abbiamo fatto con lui ci hanno permesso di comprendere quanto la scuola sia importante nel processo di crescita di questi ragazzi, che sono semplicemente, come ognuno di noi, anche qui a prescindere dalla scuola, BES, cioè portatori di bisogni educativi speciali. Nessuno va etichettato in questo modo, a me non piacciono tutti gli acronimi che vengono identificati, che purtroppo utilizziamo all'interno della scuola. Io, i miei insegnanti sanno che, dico sempre, noi siamo tutti BES, ognuno è portatore di un bisogno. Bisogno che poi varia da un momento all'altro. Anche un ragazzino che viene fuori da un'influenza e sta a casa per 10 giorni, quando torna a scuola ha un bisogno educativo diverso, perché ha bisogno della ripresa, ha bisogno di più. La cura che noi possiamo dare non è tanto quella, è a parte, credetemi, con la cultura, la professionalità degli insegnanti, di tutto il mondo che ruota intorno alla scuola, ma è l'amore. Una scuola senza amore non ha valore, non esiste. E fortunatamente non esiste. E l'altra cosa che muove la figura dell'autismo all'interno della scuola è l'empatia, perché veramente ci permette di crescere. Se noi non avessimo questa dote, che è l'empatia, o non l'alimentassimo, con i ragazzi autistici non avremmo tanto tatto, voglio utilizzare questo termine. Però chiudo semplicemente con questo, credetemi, noi abbiamo la fortuna, noi scuola, non la mia scuola, la scuola in generale, di accogliere questi ragazzi, di farli frequentare esattamente come frequentano gli altri studenti, perché ci fanno crescere, ma ci fanno crescere veramente, a vivere un giorno con un ragazzo autistico è veramente un dono del Signore, perché
loro ci insegnano delle cose attraverso, a volte, il non parlare, attraverso il gesto, a comprendere quanto sia importante star loro vicini, aiutarli a crescere e poi vederli restituiti alla società, perché ognuno di noi ha dato una mano in un qualche modo per farli crescere, non solo dal punto di vista culturale, credetemi, ci arricchisce e ci rende veramente delle persone speciali noi, non loro. Grazie. Gente, e lo dico da mamma perché un dono del Signore, sì, è vero, la ringrazio per aver utilizzato proprio questa espressione. La scuola sì, deve tendere a valorizzare l'individualità, l'unicità, tutti siamo unici, tutti siamo diversi, veramente faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto. Allora, adesso Aldo, te la senti? Dai, è il tuo momento. Andiamo a vedere. Allora, parlare di autismo non è facile, parlare di un'esperienza di 14 anni di autismo non è semplice. Devo leggere, mi scusate se leggo, però onestamente per me l'argomento è forte perché ho vissuto sulla mia pelle in prima persona, su quella mia, della mia famiglia e dei miei ragazzi. Però voglio fare solo una piccola riflessione su un tema fondamentale, strettamente connesso con l'autismo e con il nostro unicorno triste, perché dobbiamo parlare dell'unicorno triste stasera. E la domanda è: che cos'è la felicità? Questa è la domanda fondamentale. Alla fine, voglio dire, nelle nostre famiglie ognuno di noi ha bisogno di trovare sempre quella maledetta, sperata, ricercata felicità, che è il punto di equilibrio in qualsiasi situazione, in qualsiasi situazione sociale, in qualsiasi stato di benessere. E il libro che stasera ci viene presentato, non a caso, si intitola L'unicorno triste, un bel libro che però ci spinge a riflettere sulle tematiche dell'autismo. Molti di voi conoscono la mia storia, e non secondaria la circostanza che vivo un periodo della mia vita in cui ogni giorno, e non potrebbe essere diversamente, penso e rielaboro su che cosa sia stato avere un figlio autistico, vivere con lui, condizionare tutta l'esistenza mia e della mia famiglia secondo le sue esigenze e necessità. Avere un figlio autistico medio grave è un impegno incredibile, al di là di ogni immaginazione, un'esperienza per molti versi devastante, in cui saltano gli equilibri più intimi della famiglia. Non è un caso che le statistiche indicano in queste famiglie le più alte percentuali di separazione, causate dal fatto che un partner rinuncia completamente alla propria vita, annulla se stesso ed entra in simbiosi solo ed esclusivamente con la persona autistica, rinunciando a tutto, rinunciando anche a vivere. Le famiglie che affrontano queste situazioni sono famiglie speciali, eroiche, incredibili, e io ne ho conosciute tante, tantissime. E la domanda fondamentale a questo punto è una sola: si può essere felici quando in famiglia arriva un bambino con una forma di autismo medio grave? E nel mio caso specifico, siamo stati noi felici? È vero, l'unicorno è triste, ma in realtà, al di là dei bei disegni e delle pagine colorate, si percepisce un mondo fatto di piccole cose, di cui il nostro Davide ne è artefice e motore. Grazie. Traspare un bagaglio enorme di umanità e sensibilità, fatto di tanti attimi di gioia e di grandi sofferenze, fardello comune a tutte noi famiglie di ragazzi speciali. Occorre guardare oltre il libro, non basta soffermarsi sulle belle pagine scritte da Davide, occorre vedere in profondità e capire cosa e quale storia reale e vera questo unicorno triste ci racconta. E già si intravede la risposta alla mia domanda. Sì, è possibile essere felice, e Davide è la massima espressione di questa felicità, serena, laddove solo chi ha vissuto esperienze come queste può comprendere l'immenso lavoro familiare che è alla base dei risultati così straordinari, non solo rappresentati dal bel libro, ma evidenziati soprattutto da quel capolavoro di ragazzo che oggi risponde al nome di Davide. E abbiamo tanti esempi, mi ricordo del libro di Gianluca Nicoletti, grande giornalista che spiega la sua vita con il figlio Tommy, ragazzo autistico, quando dice che alla fine qualcosa ci inventeremo, oppure che prima o poi passeremo con il rosso, con un sorriso fatale, sì,
ma compiaciuto, sereno, riferendosi alle passeggiate con il suo ragazzo. O anche Andrea Antonello, altro famoso ragazzo autistico che sicuramente avete visto in TV alle Iene, in cui anche lì sempre emerge la felicità di chi semplicemente lascia andare le cose come devono andare, con dolcezza e con amore. Leggendo le storie dell'unicorno triste si vede chiaramente il superamento dell'autismo come limite e prende slancio un andare oltre tutte le difficoltà che questo modo di essere comporta. Si capisce come il faticoso lavoro di ogni giorno, fatto nelle mura domestiche e nei centri specialistici, attuato con amore, impegno e determinazione, sia l'unica vera risposta possibile. Ed in questo do perfettamente ragione al preside Gallo quando parla della scuola. Noi per esempio con Marcolino abbiamo avuto con la scuola un'esperienza incredibile, meravigliosa. Un bambino che è stato amato da tutti ed è stato portato al centro della scuola, non emarginato, esattamente il contrario. E di questa cosa io personalmente e la mia famiglia saremo riconoscenti per sempre all'Istituto Alto Moro di Otranto, al suo corpo docente, al preside, ma anche alla comunità di Otranto. Perché Otranto, per esempio, posso dirlo, è certamente stata una comunità altamente inclusiva e siamo dei privilegiati. Nel caso del nostro Davide si vede una famiglia orgogliosa dei fantastici risultati ottenuti, certamente una famiglia felice, capace di partire dal problema, o presunto tale, e farne una risorsa di vita. È un po' di rispecchio in questo e ritrovo un filo rosso che lega tutti noi che abbiamo condiviso questa esperienza. E allora, nel mio quotidiano andare con il pensiero ai giorni trascorsi con mio figlio, in cui vivo e rielaboro le emozioni e quanto vissuto, arrivo ad un'unica certezza. Anche noi siamo stati felici. Nonostante tutto, nonostante le notti insonni, la casa distrutta, l'impossibilità di avere una vita sociale, il tuffo invernale agli alibi di chi se lo ricorda, le uscite notturne, per ore e ore girovagare perché lui non prendeva pace, le 4 TV a LED da 50 pollici distrutte durante il periodo della pandemia. E Dio solo sa quante cose abbiamo dovuto fare. Anche noi, come la famiglia di Davide, di Tommy e di Andrea, siamo stati davvero felici con lui. Lui era il nostro punto di equilibrio, il punto di forza e di condivisione più totale. Abbiamo da lui ricevuto più di quanto noi si possa aver dato, ne sono certo. Eravamo felici. Supera l'impatto iniziale che è veramente devastante, è veramente fondamentale. Mia moglie non c'è più perché purtroppo è venuta a mancare, ma potrei dire che lei è l'artefice principale di tutto quello che ha fatto Davide fino a un certo punto. Io oserei dire che ho raccolto tutto quello che lei aveva preparato per Davide con abnegazione e con sacrificio. E a questo punto un'ultima parola: un giorno io ero in macchina con Davide, lui era dietro che leggeva un libro, io ero davanti, e a un certo punto mi ha chiesto: Davide, ma tu sei felice? E lui mi ha risposto: sì, papà. Lui ha risposto sì.
Invece quando ci siamo incontrati per mettere a punto l'iniziativa, io da assessore alla gentilezza ho chiesto: Davide, ma nel mondo c'è gentilezza? E purtroppo mi ha risposto no, assolutamente. Questo è il compito mio, e qui abbiamo l'ambasciatrice della gentilezza, Anna Franca, che è venuta a salutare, ci ha fatto una sorpresa. E questo è il nostro compito, diffondere quanto più possibile la gentilezza, che sicuramente cambierà il mondo. E quindi io passerei un attimino la parola, se me lo permette, certo, Lisa, e vorrei dire soltanto una parola, che poi è la parola più gentile in assoluto. Grazie a tutti voi. La parola che poi da piccoli è la prima parola, no? Come si dice? Grazie. Come si dice? Grazie. Poi nel corso degli anni lascia male. Grazie innanzitutto a questi genitori, dono di Dio, un dono. Al dottore, a Davide, al nostro sindaco, e il sindaco, devi sapere, l'ambasciatrice, che si è impegnato anche per la panchina della gentilezza, tant'è vero che io... No, no, aspetta. Ma viene il vero. No, si è impegnato nella panchina, l'ha costruita, cioè l'ha montata, durante una giornata di caldo, tutto... Per non sapere come dimagrire, ho provato a fare questa cosa. Quindi ha partecipato alla panchina che inaugureremo domani, e poi la quarta panchina, perché ne abbiamo altre. E un grazie al dirigente che ha messo il primo settembre in collegio. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a Speciali. Veramente, io non so veramente come esprimere la mia gratitudine per queste cose belle che voi avete fatto come comunità. E grazie anche per il messaggio di bellezza che avete lanciato, veramente. Perché ce n'è tanto bisogno, anche attraverso queste storie così delicate, si va a cogliere veramente il bello di tutto ciò che c'è intorno ad un disagio. E il disagio non è solo della persona che lo vive, della famiglia, dovrebbe essere un po' di tutti, perché dobbiamo guardarci dentro spesso e ripetere a noi stessi che è una grande fortuna essere al mondo così come siamo. Non mi dilungo troppo. Io sono venuta qui solo per dire due parole. Grazie a Stefania, bellissima l'iniziativa, ci tenevo molto ad essere qui e ci tengo tantissimo, Stefania, a condividere con te questa cosa. Io sono ambasciatrice nazionale dei costruttori di gentilezza e faccio parte del direttivo di Connect Tower. Io ho comunicato già a Luca questa cosa, quindi sarà una cosa bellissima quando insieme ce la fai, indosseremo questa fascia affinché non solo io e lei, ma tutti dobbiamo essere ambasciatori di gentilezza per tutti, come lo ha fatto il sindaco, il dirigente, questa meravigliosa famiglia, dottore. Anche voi siete costruttori di gentilezza e l'avete fatto egregiamente. E concludo con il mio motto che ormai porto avanti ovunque vado, che la gentilezza è la più potente arma che disarma. Grazie a tutti voi. Ci resta che dare la parola ai bambini e chiamiamo Giada, che vuole leggere per noi qualcosa, una poesia. Aspettiamo un attimo. Sì, sì. Ciao Giada, benvenuta. Tieni qui. Thank you.
bolla. È una bolla molto bella, c'entra anche mia sorella. Non si muove e non scoppia, è leggera, si raddoppia. Io c'entro quando voglio, anche quando un libro sfoglio. Del silenzio è una bolla, qualche volta ne decolla. È una bolla assai speciale, sembra essere spaziale. È una bolla tutta blu, forza, entraci anche tu. Grazie, grazie Giada, grazie a Ludovica, Emma, Giuseppe e Anita, grazie. Allora, ci avviamo alla conclusione, prima di dare la parola a Stefania per congedo, per i saluti finali, leggiamo insieme lo striscione che è stato realizzato sulla vostra sinistra, striscione che troverete domani sul Monumento degli Eroi, dove proseguirà la manifestazione dalle 19 in poi. Allora, l'unicità di ogni stella rende l'universo perfetto. Con questa bellissima frase, con questa bellissima riflessione, io ringrazio di cuore tutti voi per essere rimasti fino alla fine e passo la parola a Stefania. Prima ne approfitto io per dire una cosa un po' di programma. Ma mi alzo pure in piedi, ma per dire che a volte si ritiene di dover misurare l'impegno di un'amministrazione comunale o di chi rappresenta la parte politica su grandi progetti, su grandi questioni, soprattutto su cose materiali. Io penso che stasera abbiamo fatto la cosa più bella da quando è iniziato questo nuovo cammino amministrativo e sono proprio orgoglioso, grazie. Oltre che qui in sede lo potete trovare anche su Amazon, d'accordo? Grazie a tutti. Forse qualcuno voleva dire qualcosa. Okay. Sindaco, forza. Questo è per te, Davide. Ricordo gli occhi. Un omaggio da parte dell'amministrazione comunale a Davide e al dottore Papano. Un libro di Otranto e l'altro è un libro a fumetto, sempre più Otranto. Grazie. Ha collaborato in questa bellissima iniziativa. Certo, la Prologo ha collaborato e ci teniamo giustamente a ringraziare. La Notte Bianca è stata organizzata dalla gentilezza, dal Comune di Otranto e dalla Prologo. Produce sul punto. Grazie. Io voglio finire proprio ancora grazie a tutti voi che avete partecipato. La serata continua per i bambini al parco Etruntumlandia, anche per i nonni, per i genitori. Che cosa posso dire altro? Ringrazio seriamente il dirigente, grazie dirigente, e il sindaco e tutti i presenti. Aldo, ti devo dare l'abbraccio di te. Grazie a tutti.